bentornati sul canale. Oggi ragazzi, il Milan ancora sembra scatenato proprio, non vuole sapere niente. Rivoluzione totale. Altro possibile potenziale acquisto in mediana, visto il centrocampo, visto che partirà che sì. Questa volta ragazzi andremo a reagire alle migliori giocate di Cacheré, ragazzi. Maxence Cacheré, quindi... Che nome, eh? Sempre dalla Francia, direttamente. Il Milan vuole parlare francese l'anno prossimo, vabbè, se capisco. Da che squadra viene? Dal Lione, ragazzi. Questa volta Lione, ragazzi, quindi spero sempre comunque una top della Ligue 1. Giocatore che sembra essere ovviamente anche lui di grandi prospettive, a 22 anni, di piede destro, sempre si parla di circa 30 milioni di euro. E vediamo un poco di cosa è capace. Io non lo conosco personalmente, quindi vorrei vedere un po' come si comporta in mezzo al campo. Prima di iniziare ragazzi, vi invitiamo a scaricare OneFootball dal link in descrizione. Tutte le informazioni che vi servono le trovate sull'app. Noi tutte le informazioni sui giocatori, le informazioni di mercato, tutto quello che ci serve l'abbiamo trovato sopra il sito, quindi sopra l'app. Ovviamente potete scaricare sia da iOS che da Android, quindi tranquillamente dall'App Store trovate tutto. Vaiu, andatelo a scaricare dal link, basta che aprite la descrizione del canale, trovate scarica OneFootball 2 punti con il link, cliccate sul link e vi reindirizza direttamente al vostro store e lo scaricate gratuitamente. E trovate ovviamente tutto ciò che vi serve per quanto riguarda anche i video highlights, le interviste e tutte le cose che riguardano il mondo del calcio. Ah, ragazzi, ne avete sto cacchere, dai! Ragazzi, Cacheré con sto capello un po' compromettente. Sta leccata che c'è in cava. Vabbè, almeno sta messo meglio di noi. Ci siamo. Dai. Ecco qua, lo sprint. Molto tecnico. Sì, hai visto l'accelerazione, giocatore molto tecnico. Ecco, ragazzi, è velocissimo. Vedi, me lo aspettavo, vedi, guarda là, subito la palla. Ancora in chiusura. Ma uno questo è un mediano. Vabbè, la sta mettendo uno. Ah, beh, però comunque devo essere sincero. Guarda là che movenze, che ha po' chiusura. È anche rapidissimo. Ha fatto un paio di scale. Guarda come sì, in buca. Si porta la palla. Mamma, è bella palla. Palla alla Iniesta, vorrei dire. Palla alla Iniesta quella. Bella bucata. Vabbè, questo è bello per prendere il controllo quel ragazzo. Però comunque l'ha saputo chiudere. Anche se è basso, è alto 1,74. Dai. Sembra che comunque il fisico ce lo metta e non abbia paura di andare contro la palla. Sì, è un po' piccolino questa è la dietro. Però guarda come mediano, tiene la geometria del campo. Visto come si gira. Questa bella scavale. Ah, questo è un bel liscio del gioco anche. Almeno ci fanno vedere però che comunque la tecnica ci sta. Sì, perché guarda come sa tenere palla e come la sa. Me la ruba, la sa gestire. Guarda come se la viene a prendere. È quel tipo di giocatore lì che prende la palla, è uno di quei giocatori vicino alla pista. Lo sai che assomiglia a Lobotka. Lobotka è 300.000 più forte. Sì, però assomiglia nelle movenze, assomiglia a Lobotka. Ma fa il fenomeno qua in campionato. Assomiglia molto a Lobotka, guarda come si muove. Si muove nello stretto. Basso, si muove nello stretto, è rapido. Veloce. Secondo me. Un po' più magrolino, però si assomiglia molto. Guarda come fa a prendere spalla. Ma sembra da lontano, sembra tipo un pigmeo basso. Che lo posso tipo schiacciare. Quel tipico giocatore basso, tipo pure la Torreira, no? Che è esatto. Basso ma cattivo. Però allora, più forte tecnico. Lui di ruolo proprio un centrocampista centrale. Okay. Però è anche un. Nasce con la mezzala lui. Forse. Sì, no, centrocampista centrale, tipo un 3-5-2. Ma potrà ricoprire più ruoli. Esatto, è mediano. L'altro ruolo è mediano, quello che dice. Infatti il Milan l'ha preso proprio perché adesso partirà che sì, che è un altro giocatore che sfrutta un po' queste caratteristiche per giocare sia in mezzala che in mediana. Sì. E magari il Milan può giocare, visto che comunque il Milan dovrebbe giocare ancora. L'anno prossimo 4-2-3-1 potete recuperare anche il ruolo di trequartista, sì. Tecnicamente sembra forte. Però non ancora nessun gol per e adesso. Da lui ce l'aspettiamo che comunque in centrocampista, non tanti gol, però da parte dalla difesa, fino a prendere la palla di difesa. E non ha paura di uscire con carattere. Esce tranquillo. Bella questa qui. Chi è questa? Mbappé. Annientato Mbappé. Cacheré annienta Mbappé. Fa pure prima. Qua chiusura. Sempre un giocatore ovunque. È un giocatore che si vede più. Vabbè, Lille sta dicendo. Lione lo utilizza più in quel ruolo. Quindi ovviamente questo vediamo, che recupera più palloni, altro che magari fare un tiro da fuori d'aria e segnare. Non adesso ci voleva qualche sentenza del Vitello, secondo me. Vitello dovrebbe essere una narrazione importante per parlare di questo giocatore, ma lo conosce molto bene lui. Sì, lui è appassionato di Ligue 1, Lione. Questo è il suo pupillo, Cacheré.
Quindi, tra l'altro, se non sbaglio, si doveva fare con un tatuaggio, No, infatti l'ho sentito. Con le iniziali. Sulla scoccia, sì. Ma io sembra, cioè non lo so perché, ma mi sembra di vedere. Iniziare... No, è la verità, cioè mi sembra di vedere Lobotka. Cioè, se avessero messo Lobotka, migliori giocate di Lobotka, ci avrei creduto. Perché voglio vedere tale qua nelle movenze. Pure perché fosse alto quanto Lobotka, stessa altezza. Lobotka è stato un po' più basso. Ma siamo là comunque. Allora, siamo là, sì. Aspetta, forse adesso il gol da fuori. No. Bravo, questo è un assist. Cross. Vabbè, però ha fatto un grande cross. Qua ancora in chiusura. Qua ancora in chiusura. E comunque non è un giocatore prova che sempre fa tante incursioni. No, però prova a incubare. Sì, cioè, si prova a buttare. Ancora anticipo. E qua si prende il fallo. Quindi anche furbizia. Intelligenza tecnico-tattica. Camel. Qua altra chiusura. Chissà, magari poi andare a proprio TV. Ma comunque io vedo chiusure su chiusure, questo sa chiudere bene, sa chiudere bene, sa come chiudere gli avversari. Poi guarda, fa sempre questo movimento, facci caso, si ferma, si gira, spalle all'avversario e se ne va dall'altra parte e imbuca. Senza timore, guarda come se ne va, pattina, no, sembra che pattina. Sa portare il pallone, non so, avrei qui uno, si potrebbe fidare, un allenatore come Pioli. Chiusura anche qua, anticipo. Potrebbe essere un miglioramento, vediamo. Perché sì, ma comunque, comunque stiamo parlando di un giocatore di 22 anni. Sì, che gioca in Ligue 1, quindi comunque non è che campionato. Esatto. Dobbiamo. Dobbiamo comunque. Un giocatore giovane di 22 bello, anni. Sombrerino. Potrà crescere tanto. Si deve vedere comunque in Serie A che tipo di impatto possa avere. Sì, i centrocampisti non è un campionato facile per i centrocampisti la Serie A, cioè da quelli che vengono dall'estero. Soprattutto quando il campo è abbastanza... quando la squadra avversaria tende a chiudersi molto, a non lasciare spazi, non è facile fare... Però se lui è un giocatore anche... se lui è comunque un giocatore comunque simile allo Lobotka, come dici tu, può trovare comunque... non difficoltà, anzi, secondo me si può trovare bene. Poi vabbè, sappiamo che Lobotka all'inizio ha avuto un po' di difficoltà. Quindi certamente probabilmente potrà trovare qualche difficoltà all'inizio o magari non riuscire ad entrare negli schemi tattici di Pioli, ma non so, il Lione come giocare. Poi comunque però... c'è da dire che il Milan perderà che sì, non è che perderà uno qualunque, comunque esatto, questi anni è stato tra i più. Dico, è un ruolo di che sì. Non è una cosa semplice, esatto. Però comunque c'è da dire che lo vedo comunque un giocatore di personalità, sì. Lo vedo un giocatore che comunque sa portare palla, rapido. Secondo me in Serie A il suo... probabilmente arriverà pure senza tantissime pressioni, perché non è che è tipo un nome, sai, quelli là proprio fanno i pazzi. Pure per esempio Renato Sanchez è comunque un nome più importante. Già comunque è un giocatore, Renato Sanchez, che per, prima anche che arrivasse tipo al Bayern Monaco, ricordo che di che mostro si esatto, perché vinse pure il come si chiama, il pallone d'oro dei giovani. Sì. E infatti lui per questo non ha retto tanto la pressione. Invece questo Cagliari comunque magari non ha il nome di Renato Sanchez o qualche altro giocatore, però quindi forse pure questo fatto qua che verrà senza tanta pressione potrà aiutarlo. Quindi ragazzi, questo video finisce qui. Abbiamo visto le migliori giocate di questo Cagliari Maxim. Cioè contro una pizza che interessa appunto al Milan. Magari quello è interessato al Milan. Chi lo sa, vediamo. Noi vi ricordiamo sempre di iscrivervi al canale se volete e di lasciare anche un mi piace. Vi ricordiamo anche di scaricare OneFootball dal link in descrizione. Noi ci becchiamo alla prossima. Ciao ragazzi.